Buongiorno, in questa puntata presenteremo il mondo degli insetti. È un mondo che è più sconosciuto di quello che pensiamo. Quando pensiamo agli insetti li vediamo come insetti buoni, per esempio le api, o come insetti dannosi, fastidiosi, pensiamo un po' alle zanzare, alle mosche. Ebbene, oggi vedremo un mondo che è praticamente sconosciuto e lo presenteremo con una visione molto diversa. Togliendo le api, le coccinelle, qualche farfalla, spesso pensiamo agli insetti, infatti, con molto fastidio, attribuendo a questi piccoli animali l'epitaffio di dannosi. Nella cultura predominante, ma anche in quella scientifica purtroppo, al di là della classificazione sistematica, gli insetti vengono catalogati come utili o dannosi. Questa classificazione fa parte di una visione culturale e scientifica che denota ancora quanto poco abbiamo capito dell'ambiente che ci circonda e del suo ecosistema. Gli insetti, unitamente alla miriade di esseri viventi, i vegetali, gli animali, i funghi e così via, fanno parte di un'immensa rete vivente in cui ogni singolo componente svolge un ruolo ben preciso. Questo compito viene svolto tra tutti gli esseri viventi in un sistema di compartecipazione e si basa sulla funzione univoca della trasformazione delle energie presenti sulla Terra, da quella proveniente dal Sole a quelle proprie del nostro pianeta. Così il ruolo degli insetti nell'ecosistema integra e completa quello degli altri esseri viventi, sia di quelli ancorati al terreno come vegetali e funghi, sia degli animali che sono presenti sul nostro pianeta. Gli insetti svolgono quindi una funzione molto particolare, li potremmo definire i postini dell'ecosistema. Ma cosa trasportano questi speciali postini? Si comportano come dei veri professionisti, con sistemi di posta certificata, ricevute di ritorno, posta celere e così via, trasmettendo sostanze, informazioni anche di natura genetica, masse come semi, pollini, linfe e così via. In poche parole, sono dei vettori attraverso i quali gli esseri viventi stabiliscono e completano i loro legami in quel complesso modello ecosistemico e termodinamico senza il quale la funzione energetica dell'ecosistema, che potremmo paragonare a una complessa macchina, non potrebbe essere perfettamente funzionante. Possiamo pensare all'ecosistema come un'immensa rete di connessioni e legami in cui gli insetti, tra gli altri esseri viventi, connettono le varie sinapsi ecologiche e le mantengono costantemente in comunicazione ed in equilibrio. Per chi ha visto il film Avatar, lì si parla di una rete della vita. Bene, gli insetti contribuiscono ad una rete di comunicazione biochimica enormemente più estesa di quella esistente fra i neuroni di un cervello umano. Pensate al nostro pianeta come un unico essere vivente e cosciente. Purtroppo, con l'avvento dell'idea che l'uomo fosse un essere avulso da questa rete, l'umanità ha iniziato a svolgere le sue attività, agricoltura su tutte, fuori dalle regole dell'ecosistema, costruendo sistemi produttivi in conflitto con questa rete e alterando le dinamiche esistenti tra le popolazioni delle specie vegetali ed animali. In agricoltura, per fare un'estrema sintesi, abbiamo specializzato le coltivazioni pensando che questo fosse il metodo migliore per aumentare le rese e sfamare la popolazione mondiale. Oggi sappiamo che non è così e l'agroecologia, per esempio, sempre più, ci sta dimostrando che le rese e soprattutto il benessere umano possono aumentare notevolmente uscendo da questo errore ecologico. Errore che ha posto, un po' come si faceva un tempo, i buoni ed i cattivi sui lati opposti di una lavagna. In natura non esistono esseri buoni o cattivi,
esiste la biodiversità nella sua interezza. Esiste una rete regolata da complesse leggi, quasi totalmente trascurate dalla ricerca scientifica. Abbiamo finito così per piegare la natura alle logiche alquanto aride dell'umanità, avvelenando il mondo con pesticidi e insetticidi, guardando all'utile individuale e non ragionando in termini di sistema. Questa triste conferma ci arriva purtroppo da decine di studi statistici che fanno il punto sul collasso ecologico della classe più numerosa degli animali terrestri, quali sono appunto gli insetti. È stato confermato che nei prossimi decenni il 40% di tutte le specie di insetti sarà a rischio di estinzione. Gli insetti stanno scomparendo dalla faccia della Terra a una velocità 8 volte maggiore rispetto ai mammiferi, rettili ed uccelli. È ora di ricorrere urgentemente ai ripari. Un recente rapporto pubblicato sul Biological Conservation conferma che la biomassa degli insetti, ossia il loro peso totale, stimato sulla base della quantità di carbonio contenuto nell'intera comunità dei viventi, è diminuita del 2,5% all'anno negli ultimi 25-30 anni. Nei prossimi decenni il 40% delle specie di insetti finirà nelle liste di quelli a rischio estinzione. Il 41% delle specie conosciute ha già registrato un declino negli ultimi 10 anni. È evidente che siamo di fronte alla più grande estinzione di insetti dagli eventi del tardo Permiano e del Cretaceo. Le concause sono ovviamente molteplici, ma sono soprattutto l'agricoltura intensiva e i cambiamenti climatici, a loro volta determinati in buona parte da questa attività, a causarla e a doverci allarmare seriamente. A questo punto la domanda è: cosa possiamo fare? Innanzitutto smettiamola con questa cultura dei buoni e dei cattivi, degli insetti utili o dannosi, delle malerbe e delle erbe buone e così via. Siamo noi che non solo non ne abbiamo compreso ancora integralmente i delicati e sottili legami, ma soprattutto continuiamo a voler dominare la natura senza capirne ancora il delicato e complesso intreccio. La natura è il grande codice della vita, in essa risiedono le regole del benessere e della piena realizzazione umana. Ci sta chiedendo sempre più di capirla. Questa grande rete della vita ci sta mandando tutti i segnali possibili ed immaginabili, ma non tanto per salvaguardare se stessa, quanto per salvare l'umanità. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Spero che l'argomento vi abbia affascinato ed interessato e adesso vi invito a rimanere in contatto con questo canale seguendo quelle piccole indicazioni che vedrete ora nel filmato che segue. Grazie.